Questo programma è offerto da perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Amici sportivi, benvenuti. Volevo fare amici sportivi all'inizio, così come se fossi un radiocronista. Benvenuti alla puntata numero 10 del Ruggito Neroverde. Guardate, perché iniziano a essere tante, ce l'ho scritto sul foglio. Puntata numero 10 del Ruggito Neroverde di questo giovedì 28 novembre. E vedete che siamo più larghi perché Nicolino Vacca ci ha lasciato, nel senso che del cielo. E ha avuto un piccolo malore, diciamo, influenzale, pertanto non è qui con noi questa sera. Mi sento osservato troppo da vicino con questa telecamera. Ringrazio sin da subito la regia della famiglia Mingirulli, padre e figlio, e presento subito quelli che sono l'ospite che, diciamo, oggi è qui con noi. Ovviamente presento da prima Danilo, il mio fido vice Danilo. Buonasera a tutti. Compagno di viaggio di questo Bitonto al primo posto e uno dei protagonisti del Bitonto al primo posto, e che ci dirà, la domanda della settimana è: come si fa a vincere una partita di 35 minuti? Qui presente, buonasera, Raffaele Vacca. Chiudiamo, Raffaele, il cerchio dei napoletani, dei campani, posso dire napoletani. Siete venuti tutti, me li sono bruciati, non ho più possibilità di avere cazzimma napoletana. Con la Campania abbiamo chiuso. Allora, io già parto con un messaggio di Angela Buonocore, che sicuramente non è un cognome di Aosta, ed è cuore mio sebelismo, che è mamma. Mia zia. Ah, tua zia, ecco, quindi la famiglia Vacca è collegata. È già collegata. È di parte ed è collegata in massa. Allora, vi chiediamo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo l'ha detto stampa, è stato bloccato da quella che è una settimana da incubo, perché non vi vorrei passare le password della posta elettronica dell'ufficio stampa del Bitonto Calcio per farvi vedere ciò che sta succedendo. Ce la faremo, ne usciremo vivi anche questa volta, come abbiamo sempre fatto, e iniziamo, Danilo, Raffaele, ad analizzare quelli che sono va bene. I temi.
Prima di tutto ricordiamo che chiaramente nella seconda parte di questa puntata parleremo inevitabilmente di una di quelle che poi effettivamente tra le partite, se non la partita più attesa dell'anno qui a Bitonto, c'è Bitonto Foggia, per la prima volta arriva, credo, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, qui invoco gli storici, i vari Gianvito Rubino, Mario Romano. Forse uno sta arrivando in questo momento. Uno dei tanti sta arrivando ora, ed è Mario Sicolo, Apulo, sta arrivando, si sta inserendo in questa trasmissione, qui dovremmo stringere, ma Mario è ben accetto. E forse è la prima volta che una squadra che ha giocato in Serie A scende al Città degli Ulivi nella storia quasi appello agli storici, io mi appello agli storici, non ho avuto modo di approfondire questo dettaglio. Allora iniziamo ad approfondire i temi di questa settimana particolare. Sì, io direi di partire facendo un piccolo passo indietro a domenica, quindi analizzando brevemente la sfida con il Sorrento, chiedendo alla regia di mandare assolutamente anche l'impressione, sì, le immagini anche della gara di Sorrento. Raffaele, un campo sicuramente non difficile, un campo in cui poche squadre quest'anno riescono a fare punti, non a caso il Sorrento è ancora imbattuto fra le Munamiche, ed un pareggio maturato forse con qualche rimpianto per come si era messa la partita. Qual è il tuo giudizio sulla sfida di domenica? C'è il rammarico perché per come si è messa la partita, che abbiamo trovato il vantaggio nel secondo tempo, eravamo uno in più, c'è il rammarico. Infatti sono stato 2 giorni dopo la partita che non vedevo l'ora di giocare mercoledì. Però dai, diciamo che ci accontentiamo di questi 4 punti in 2 partite, in 120 minuti, possiamo dire. Sì, una sorta di supplementare allargato, dai. Diciamo 130 con i recuperi. 130. È stato divertente, dai. Mo cerchiamo di recuperarli magari con questa partita di domenica. Senti Raffaele, parliamo un po' della mini sfida di ieri. Questi 35 minuti in cui io partirei dalla città che ha risposto in maniera esemplare, che ha affollato lo stadio, e poi i complimenti ovviamente vanno fatti a voi perché in 35 minuti siete riusciti in una mini impresa, o forse un'impresa a tutti gli effetti. Avete battuto 2-0 il Grumentum e vi siete ripresi la vetta della classifica. Cosa è passato nella vostra mente in quei 35 minuti? Abbiamo dato valore al tempo come lo diamo ogni volta che giochiamo. Praticamente abbiamo fatto un riscaldamento. Già era partita, era già una partita. Avete subito alzato i ritmi. È partita subito l'entrata tra di noi, sai, per partire subito forte. No, abbiamo sprecato molta energia mentale, infatti dopo la partita mi faceva male un po' la testa. Diciamo, dopo il primo gol di Chicco abbiamo sfocato tutto perché il tempo passava, abbiamo avuto qualche occasione però non riuscivamo a segnare. Però fortunatamente, dai, abbiamo ottenuto questi 3 punti che li abbiamo meritati, anche quando domenica scorsa che è stata sospesa la partita meritavamo la vittoria. Diciamo che nell'arco di 93 minuti una squadra ha fatto tutto. Doveva essere una squadra a vincere, credo, al netto, a prescindere da qualche polemica che abbiamo letto, abbiamo ascoltato in questi ultimi ore. Ripeto, credo che 90 minuti, onestamente, una squadra calciata in porta fatta no. Umilmente, voglio dire, una squadra, nonostante il campo bagnato nei primi... Eravamo. non dimenticando anche la traversa colpita da Lattanzio, Assolutamente, ma non dimentichiamo anche il colpo di testa di poco fuori, già nell'acquitrine del assolutamente proprio di Riccardo. Allora Marco Tedesco chiaramente riassume il tutto da casa dicendo: non ci vuole molto a capire come si fa a vincere una partita di 35 minuti, abbiamo 11 leoni in campo, quindi traduce rapidamente, si percepisce tanto entusiasmo. Manuel Coviello dice, tra l'altro, se incominciate a segnare tu e Riccardo è finita. Arriviamo in Serie A. Ci accontentiamo per il momento di un'eventuale lettera in più sull'alfabeto. Ma ci accontentiamo a fare bene, siamo scaramantici. Essendo l'ultimo arrivato, ti chiede Francesco Lillo, come ti sei integrato con il gruppo? Benissimo, ho trovato un gruppo abbastanza unito, mi hanno fatto sentire subito parte della squadra, ho trovato una società che ringrazio, che mi ha dato la possibilità di unirmi a questa squadra, a questo gruppo che
mi sta facendo emozionare molto, tutte le domeniche, è un campionato molto molto bello, sto vivendo. E allora diamo il benvenuto ora nell'inquadratura ampia, lo vedete lì, non è che essere ampia, non è chiaramente per potermi contenere, il nostro pensare. Caro immenso direttore Apulo Scriba, in arte Apulo Scriba, ma sapete saluto che all'anagrafe, bravo, sull'immenso, concordo pienamente io, bravo, scorgerei un'anticchia di offese sull'immenso, ma riflesso della Russia, brava nero verde il pannello, ah pensavo il mio volto. Va bene lo stesso. Grazie Mario, grazie per essere venuto. Tutti i nostri tifosi che ormai aumentano sempre più. Io vengo ormai, diciamola tutta, le nostre giornate sono tutte nero verdi. Cioè, ormai è dalla mattina, da quando ci svegliamo, che già iniziamo col pensiero del Bitonto. Io vengo da una serie di esperienze durante la giornata, di momenti, di emozioni. Raccontaci, bene, raccontava bene, diceva bene. Il nostro bel calciatore che abbiamo a disposizione, no? Raffaele Vacca. Grazie. Di grande eleganza, grande raffinatezza di tocco, si vede quando in campo è lui a tener palla, si capisce, si riconosce subito. E giustamente diceva una serie di emozioni, no? Io per esempio ho incontrato amici che mi chiedevano per esempio da dove si potessero acquistare i biglietti per domenica. Di più ho avuto modo e fortuna di parlare nel pomeriggio col presidente, col sommo Francesco Rossiello, che è il primo in tutto, è il primo dei tifosi, forse potesse andrebbe anche in campo, guarda, non so a combinare cosa, ma andrebbe anche in campo. Alla Mauro Lanza, Francesco, no? Sì, no, vabbè. Lanza è stato un buon giocatore, è stato un bel giocatore, illo tempore, Mauro Lanza, come il resto, ma appunto cerchiamo di... Sì, detto anche Canovaccio Sudicio, da soprannome Canovaccio Sudicio, ma non spieghiamo anche perché. Però, per dire... ho parlato con il presidente, il quale presidente è davvero pieno di entusiasmo. Ora, se noi pensiamo all'origine della parola entusiasmos, che è greco, significa indiarsi, cioè spingersi sempre più verso qualcosa di divino, più o meno. Ed in effetti il fatto che noi stiamo condividendo un sogno che è chiamato, inizia con la terza lettera, diciamo, dell'alfabeto, e non diciamo nient'altro, ma è questo sogno che stiamo condividendo che effettivamente ci sta facendo provare una sensazione. Ecco, prima giustamente si parlava di quei 35 minuti fatidici e fatali, se così li possiamo definire, ed è stato, io l'avevo definito una blitzkrieg, una guerra lampo che doveva necessariamente chiudersi in quei minuti. E per l'ennesima volta io ho provato la stessa sensazione che provai qualche domenica fa. Non eravate solo voi 11 in campo. Certo, c'erano 11 ragazzi vestiti di nero-verde, non lo metto in dubbio, anche con un molto intelligente turnover da parte del mister, che man mano che passa il tempo si sta conquistando la piazza. Credo che la fiducia dei ragazzi e dello staff dirigenziale l'avesse già a prescindere, ma la piazza pian piano si sta facendo conquistare praticamente da quest'uomo, si sta facendo catturare da questo grande alchimista che è mister Taurino. E non erano soltanto gli 11 ragazzi in campo, c'era tutta la città, ed è una cosa bellissima. Io ho visto uomini di 75 anni piangere per il Bitonto, vediamo donne disabili in carrozzina salire l'erta di Via Megra, quella salita scoscesa e ripida, solo ed esclusivamente per condividere un sogno che è quello del Bitonto, del campionato del Bitonto in vetta, solo davanti a tutti, che guarda tutti dall'alto. E questa è una emozione infinita, della quale noi non possiamo fare altro che rendervi grazie a voi giocatori, ai dirigenti, a coloro che appunto fanno l'anima di questa squadra. Grazie ancora una volta. Guardate, cioè, dopo questo appello, questo messaggio accorato, possiamo chiudere Barranco? Anche perché è meraviglioso. Anche perché si nota, Mario, il trasporto di una città. È una città che da ieri pomeriggio non sta già pensando ad esatto, ribolle, ma da ieri pomeriggio è un perché continuo, è tornata al primo posto, ma giorno dopo giorno ribolle di passione. E credeteci davvero, anche per me Danilo talvolta diventa quasi impossibile rispondere a tutti i messaggi, davvero leggere tutti i commenti, davvero diventa complicato, perché poi noi
Abbiamo anche una vita sociale fuori, ragazzi, davvero. Noi facciamo anche guarda, io tra l'altro, agganciandomi alle immagini che stiamo vedendo dalla partita di mercoledì, io credo che il secondo gol sia simbolico della compattezza, della coesione, della grandezza del gruppo. E Raffaele non esce, d'accordo. Stiamo parlando di un bomber che ha in testa la classifica dei marcatori, che tranquillamente avrebbe potuto segnare, visto che era in perfetta solitudine, invece ha ceduto il pallone a ogni Turito perché affinché segnasse il compagno. E credo che sia emblematico di quanto bello sia questo gruppo. Insomma, ragazzi, sta succedendo qualcosa di meraviglioso. A differenza di Zaghi e Baroni. Inzaghi non ce l'ha neanche se la avessero pagato. Allora c'è un messaggio, credo disinteressato, di Valentina Iavolato: sei forte vacca. Grazie amore. La ragazza, la fidanzata di Raffaele. I messaggi, sono tantissimi messaggi. Vabbè, c'è chi chiede di far fare la telecronaca col Foggia a breve mole, attenzione qua, non si sa la data? 13 giugno 2021. Oh, il giorno di Sant'Antonio. Bravo, sarei già in Serie C. Sarei già in Serie C. Tra l'altro 2021 il centenario del Bitonto. Attenzione, anche se c'è qualche cosa prima, c'è qualche traccia di pallone a Bitonto prima succedendo il finimondo, ci sono commenti. Ecco, a proposito di commenti, oltre che c'è mezza squadra che ti sta osservando, Piason, Gianfrida, mamma mia. C'è chiunque. Se ne mirino, ecco, vedi Antonio Mattia da casa, Mario, riprende proprio quel discorso che facevi tu poc'anzi. È stato bello vedere gente di mezza età terminare la giornata di lavoro e andare direttamente allo stadio con le vesti del lavoro, bellissimo, anche per soli 35 minuti. Bellissimo. Così come, e mi ricollego a una domanda che credo faceva Manuel da casa, Manuel Coviello, l'irriducibile Manuel, quei 60-70 bitontini a Sorrento sotto quell'acqua. Prego, si facevano sentire, infatti volevamo regalare questa vittoria soprattutto a loro che ci hanno seguito fino a Sorrento sotto la pioggia, una giornata di pioggia che ha piovuto tutta la giornata. E che devo dire, dal primo giorno che sono arrivato a Bitonto ho ricevuto un applauso alla prima partita con il Gravina, è stato emozionante, e da lì ogni domenica i tifosi del Bitonto ogni domenica ne vengono sempre di più ed è sempre più bello vederli. Allora, qui c'è un messaggio, c'è una domanda da Luca Recomba, che ci saluta dall'Arabia Saudita, da Riyadh, quindi siamo internazionali, questa, come sempre, ci seguono da veramente tante parti, vedete qua, nuovi commenti, 21, non ce la faremo mai. Una domanda, una sua osservazione, lui dice che quando prendiamo gol, veramente, quando prendiamo gol, non riusciamo più a segnare. È successo con l'Andria, a parte il Francavilla, però è successo anche con la Roma. Non siamo abituati a prendere gol. Forse per quello. E la risposta l'ha data, non siamo abituati a prendere gol. Lui ci chiede, pensi sia un limite mentale o... No, nessun limite mentale. Dobbiamo solo prendere di più... diciamo il pallino del gioco in mano e dominare ancora di più le partite per trovare il gol. Però c'è da dire che quando subiamo gol le squadre si mettono tutti e 11 dietro la linea della palla e diventa molto, molto dura. Mercoledì mancava solo l'autobus della squadra davanti alla linea, no? Cosa tratti c'è anche stato, non ci mettiamo a parlare. C'è Filippo che Stolfi, il team manager, che chiaramente mi sfotta e te la sei scampata tu l'acqua a Sorrento. Avevo motivi importanti per non esserci a Sorrento. L'abbiamo presa noi per ampiamente lui. Giustificato e comunque lavoravo da casa. Saluto Filippo. Assolutamente. Salutiamo sì. Anche noi. Graziano racconta attaccante di gran possa. Filippo. Graziano racconta che ieri lui in magazzino è insultato col muletto. Graziano, sangue nero verde, Graziano. Allora, ce l'abbiamo fatto vedere un po' di commenti, chi sta guardando la trasmissione. Danilo, andiamo avanti. Racconto fotografico. Assolutamente. Racconto diamo fotografico. Spazio al racconto fotografico, perché poi dopo vorrei fare una domanda, un paio di domande. Cioè, va bene. Assolutamente sì. Allora, la prima foto è questa qui. Fa parte della gara di Sorrento, tralasciando il bellissimo gesto del rossetto rosso sulle guance contro la violenza sulle donne. Assolutamente. L'abbiamo chiamata
piaciuto il tango, mi ringrazi dopo. Guardando questa foto qui, effettivamente sembra quasi una danza questa qui. Siete un po' avvinghiati l'uno con l'altro, chiaramente chi ha vinto il duello sei stato tu, perché di lì poi te la sei tranquillamente portata verso il fondo. E proprio una delle tue doti più grandi è la capacità di unire alla tecnica palla al piede, qui Mario concorderà con me, quella del movimento del corpo. C'è un giocatore davvero che utilizza la sfera a pari merito con il resto del corpo, sembra quasi danzare sul prato. Queste movenze ricordano comunque tanti giocatori che hanno calcato palcoscenici di Serie A o quant'altro. Tu a quale ti ispiri di più? Io sono un ragazzo che ho cercato sempre di migliorarmi anno dopo anno. Io sono un appassionato di calcio, quindi ho studiato qualsiasi calciatore dalla serie C alla Serie A. Bravo, Dil, non ti devi vergognare mai. No. Qua sei un tra calciatore amici. Che mi piace molto è Mancosu del Lecce. Oh. Ah, ora ho capito perché il presidente ti avrà fatto qualche domanda prima dei pranzi. Però il mio idolo è Hamsik, che giocava nel Napoli. Mare chiaro. Sì. Eppure non lo so, io da milanista, quando c'è qualche movenza, qualcosa di cacca. È vero, verissimo, l'ho pensato anche io quando stavo facendo la domanda, è vero. Stiamo parlando di giocare lungo lì, attenzione. Lui quando punta in velocità sposta sempre la palla, io ho notato questa cosa che è difficile. Forse la tecnica di Kakà, ma le movenze a tratti elegantissime anche di Zidane per certi tratti. Stiamo parlando di giocatori da nulla. Sento bussare e io direi di passare anche... fate qualcosa! Io direi di passare anche alla seconda foto, ed è questa qui. L'abbiamo chiamata fradicio e insoddisfatto, perché nonostante l'ottima prestazione e direi l'ottimo pari su un campo difficile come quello di Sorrento, a fine gara, come ricordato da mister Torino, avevate un po' quell'area degli sconfitti, di chi avesse perso una partita magari all'ultimo secondo o avesse perso in malo modo. E da questi particolari comunque che ci si costruisce una mentalità davvero vincente, che poi può essere utile per il proseguo della stagione. Sì, passa da queste partite, perché lì capisci che la squadra vuole ottenere a tutti i costi la vittoria ogni domenica, qualsiasi squadra si affronta. Infatti la maggior parte di noi scendiamo in campo non vedendo chi affrontiamo, ma trovando stimoli interiori per vincere le partite. Sì, in quella foto c'era rammarico. Sì, è vero. Rammarico e tanta acqua soprattutto. Il mister ha usato termini molto forti per definire, diciamo, com'era il vostro stato d'animo a fine partita. Ed anche il suo. Ma d'altronde lui diceva che quello è il motore primo perché rimanga sempre alta l'ambizione da parte del gruppo. Ed in effetti, cioè, ripeto, sta venendo fuori qualcosa di magico che, insomma, è bene che non si spezzi. È bene che rimanga così. Sì, assolutamente. Prego la regia di passare alla terza foto, che abbiamo intitolato, molto piacere, Raffaele da Scampia. Questa foto risale al tuo esordio, il maglia nero-verde contro il Gravina. Oggi, a distanza di un mese o qualche cosa in più, come giudichi quell'esordio, quella giornata? Lì è stata una bella partita perché affrontavo una mia ex squadra e la mia prima partita con questa maglia. La giudico, se devo dare un voto a quella partita, un 6, perché non giocavo da tempo, dall'anno scorso, quindi non avevo il ritmo partita. Potevo dare molto di più, però è stata una bella partita che poi abbiamo vinto 1-0 con il solito gol di Nico. Qua tutti che da casa danno il pronostico per domenica, danno il pronostico per domenica 2-0 Lattanzio Bacca. Cioè è unanime il coro. Non sbilanciamoci. Calmi, perché cuore di mamma. Sono orgoglioso di mio figlio, firmata Anna Buono Cuore. Ti amo. Condiviso l'orgoglio. Assolutamente, ma tra l'altro c'è la famiglia, un commento sì, un commento pure della famiglia va. Ha smobilitato mezza Napoli. Tra l'altro, Raffaele, il cognome è anche molto pitontino. Discutevamo prima è un importante cognome pitontino, rovinato da un essere. È vero, bravo, io non lo volevo dire. Una cosa indecente, davvero. Indecente, che è un nostro caro collega che oggi si è fatto latitante. Vergogna Nicolino Vacca. Colui che durante le trasferte nei viaggi di ritorno, ragazzi, dorme, ragazzi. Non so come faccia, ma dorme. Va bene,
chiudiamo questa parentesi ignobile per passare all'ultima foto del racconto fotografico. L'abbiamo intitolata Aspettami che con te ci vediamo dopo. Quello che sorprende di te, Raffaele, ma in generale in questo bitonto, è la capacità di subentrare a gare in corso dalla panchina ed essere davvero decisivi, senza che mai nessuno abbia comunque un broncio o sia triste o arrabbiato. Passa attraverso questi particolari, secondo te, la differenza fra un dilettante e un professionista? Certo, io penso che un calciatore anche in questa categoria la prima cosa deve essere professionista, si deve mettere sempre a disposizione della squadra e del mister. Noi lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, come ho già detto prima, e quindi quando stiamo in panchina soffriamo più di quelli che stiamo in campo, perché vogliamo ottenere la vittoria e ci facciamo trovare pronti appena veniamo chiamati in causa. E spero che lo sto dimostrando e cercherò sempre di dare il mio contributo. Allora, addirittura c'è Manuel Coriale che va a scomodare la storia. Ricordatevi che Bitonto è una città del Regno di Napoli in terra di Bari. Mamma mia, ragazzi. Stiamo facendo anche storie, geografie su questa sera. È meraviglioso. Mario, una domanda per il nostro Raffaele? No, io volevo sottolineare quello che già molto bene ha rimarcato Danilo, e chiaramente Raffaele non ha potuto fare altro che confermare il senso non solo dell'unione del gruppo, che è tutto teso verso un obiettivo da raggiungere, ma anche questa peculiarità: i ragazzi che subentrano entrano per dare il massimo, che è una cosa bella. In effetti tutti quanti poi si sentono parte integrante di un progetto comune, di un progetto condiviso, e penso che questo, ripeto, sia un quid pluris che dà un tocco in più a questo progetto che sta portando avanti su tutto, ripeto, e sta facendo crescere anche la città. E a proposito, tra l'altro il presidente oggi mi parlava anche con toni quasi da innamorato dei tifosi, ed è una cosa bellissima. Cioè, attenzione, si sta creando quasi un legame a doppio filo tra la città, la tifoseria ultra e non solo, e la squadra. E questo penso che sia una cosa bellissima. Poi tra l'altro, Raffaele, tu già ci hai detto che sei un appassionato di calcio, sì, oltre che un calciatore. Mi verrebbe facile chiederti di quale squadra... Juventino, lo diceva prima, Juventino. Napoli tutta la vita. Peccato. Per carità! Stava andando benissimo. Esatto. Gran bel pareggio, ieri sera, devo dire. Sì. Grande partita. Volevo chiederti appunto gli inizi. Quando è iniziato e come è iniziato il tuo rapporto col pallone? Io ho iniziato insieme a mio cugino Antonio Vacca, ex Foggia. E giocavamo a calcio sempre a casa, infatti non spaccavate il ci siamo iscritti a una scuola calcio di Secondigliano vicino a Scampia, e abbiamo iniziato da lì e non abbiamo più smesso. È una passione che ci portiamo entrambi da quando avevamo 4-5 anni. Quindi è proprio nel sangue il pallone. Questo d'altronde è il bello, poi portare, far sì che la passione diventi anche il mestiere. Anche Nicola Vacca ce l'ha nel sangue, si addormenta all'interno di ritorno. Allora, ti rispondo invece a un altro Vacca, che è Giovanni. Giovanni, sempre presente sui gradoni. Giovanni oggi ha fatto un post ricordando, diciamo, la storia, la storia del suo legame col Bitonto, un bel post, ricordando, e lui dice, lo spareggio con noi. Nella sua domanda c'è la risposta. Lui chiede: ma perché stiamo giocando sempre con la maglia bianca? Ma è scaramanzia? Non lo diciamo, ma c'è del vero in questa. Nella sua domanda c'è anche la risposta. Diciamolo, a parte tutto. Arriverà il momento della nero verde. Arriverà, ma ora andiamo avanti così. C'è Francesco Lillo che ricorda un aneddoto sempre legato a ieri, che lui era ad un esame e ha urlato sul 2-0. Sarà stato, mi auguro, promosso e non bocciato. Perdonami, sono contento che insomma sicuramente sarà stato promosso e abbia festeggiato. Sicuramente avrà festeggiato un po' meno di quando di tutto dello show inquietante. Dello show che hai fatto tu, Nicola. Forse c'è Nicola lì dietro. L'anima di Nicola. L'anima di Nicola. Allora, rispondo a Luca Riccopa: a che ora sarà la partita domenica? Come abbiamo annunciato, la partita si giocherà alle 14:30. Questo è forse l'unica pecca in una giornata che secondo me sarà meravigliosa a prescindere da come andrà la partita.
Purtroppo. Però non dipende le da cose noi. Bisogna se volerle chiesto, in due. Ma non dipende da noi. È come una relazione, le cose bisogna volerle in due. Se le vuole per forza di cose, il bambino nasce se si fanno le cose in due. Va bene, andiamo avanti. Allora, io direi che prima di andare con il blocco pubblicitario, possiamo rapidamente analizzare quello che è il prossimo turno. Intanto saluto dietro le quinte il disturbatore per eccellenza, il dottor Pasquale Civittaro, tra l'altro giunto, ex addetto stampa giunto del Bitonto. A Bitonto orora da Roma, è venuto a dare fastidio e a creare problemi questo weekend nero verde. Dunque Danilo, leggiamo va bene, quello va che bene. È il prossimo turno e lo analizziamo insieme a Raffaele chiaramente e a Mario Sicolo che qui con noi, perché sarà un turno chiaramente dove spicca il big match Bitonto Foggia. Assolutamente sì, il 14° turno del girone H del campionato di Serie D vedrà l'Agropoli ospitare l'Audace Cerignola, i fari puntati tutti sul Città degli Ulivi per quello che sarà il big match di questo turno fra Bitonto e Foggia. Un match altrettanto interessante che interessa tantissimo al Bitonto è quello tra il Città di Fasano ed il Taranto, il Sorrento che farà visita alla Fidelissandria, il Francavilla che ospiterà il Casalano, la Gelbison che se la dovrà vedere con il Grumentum, il Brindisi che proverà a rialzare la testa contro il Gladiator in trasferta, il Gravina che ospiterà la Nocerina e la Team Altamura che invece ospiterà il Nardò. Ecco, lasciamo un attimo la schermata su questo turno e lo analizziamo insieme. Allora, chiaramente scontro al vertice Bitonto-Foggia, però occhio anche a quel Città di Fasano-Taranto. Assolutamente, che sì. È sfida importante tra due grosse realtà d'alta quota, ma occhio anche alla Fidelissandria contro il Sorrento e poi alla risalita del Cerignola che pare... con l'avvento di Mister Feola abbia trovato un po' la quadra, Raffaele? Sì. No, io se devo temere una squadra è proprio il Cerignola, perché è l'unica squadra che ci ha messo un po' in difficoltà. Però io non guardo le altre, e come dice il mister, pensiamo a noi che se le vinciamo tutte abbiamo vinto il campionato. non fa una pizza, è un'equazione, Mario. Una formula chiara, perspicua, diciamo. E allora Mario, questo turno che cosa ci vuoi dire? Ci vuoi già... Niente, è chiaro che... Nel frattempo possiamo anche rivedere la classifica. Il destino dei Neroverdi, il destino dei Neroverdi nelle mani dei Neroverdi, bella come spesso questa capita, e la particolarità bella, simpaticissima per noi, è che da qualche anno a questa parte ogni domenica un big match, anche per via del sommo equilibrio che regola questo campionato, e quindi è facile che ogni domenica ci sia una sfida con una grande del girone. Però oggettivamente il destino è nelle nostre mani, peraltro notatelo, il Taranto potrebbe anche far sua la sfida col Fasano e arriverebbe e raggiungerebbe il Foggia, ma se noi dovessimo vincere, non dico che si tratterebbe di una mini fuga, ma quasi. È chiaro che da quando il Bitonto si è issato sulla cima della classifica, tutti quanti hanno cominciato a capire che dovevano fare i conti col Bitonto, con la squadra neroverde. E non è stato facile all'inizio, anche perché voi sapete meglio di me, a noi capita anche di ascoltare le altre televisioni, no? Gli altri organi di informazione delle altre città. E oggettivamente sono tutti in agguato, non vedono l'ora che la capolista scivoli dalla cima del torneo, come è capitato già qualche settimana fa, e già a Foggia era, come dice il poeta, festa, clangor di buccine, non si capiva niente, era festa grande. Però in realtà poi, per fortuna, la partita con Grumento ha rimesso subito le cose a posto. Quindi bisogna vedere il destino del Bitonto nelle mani del Bitonto, indubbiamente. E allora, mentre qui da casa in tanti, da Napoli, da dovunque ci scrivono forza Bitonto, andiamo, chiedo alla regia quindi di andare con lo stacco pubblicitario e ritorneremo in studio con un collegamento telefonico che avremo con la collega giornalista della testata foggiana all'immediato, Roberta Miscioscia, e inizieremo a parlare appunto di Bitonto Foggia, conoscendo qualcosa in più della formazione allenata da Nini Corda. A tra poco.
perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. E allora, riprendiamo direttamente qui la linea dallo studio di Radio Doppio Zero, allargandoci un po' su quello che sarà il prossimo match del Bitonto, una sfida di quelle che Mario, correrà Raffaele anche con me, un tifoso che sogna, perché Bitonto Foggia è davvero in questo momento il sogno della città. Guarda, sì, effettivamente ne parlavo anche con il presidente questo pomeriggio, ed in effetti Francesco, che onestamente è un signore a 360 gradi, io gli chiedevo appunto cosa pensasse di questo big match, di questa sfida, chiaramente sapere che viene il Foggia, una squadra che ha fatto la Serie A, lui dice una piazza che è abituata al grande calcio, l'anno scorso erano in Serie B, si giocavano la permanenza in B, quindi voglio dire, stiamo parlando di una grande squadra che ha la sua storia, ha segnato, ha dato anche i giocatori alla nazionale, ha avuto parentesi nel tempo, no? Non dimentichiamoci il compianto Franco Mancini, ma assolutamente anche... sì, portiere, ma non so, ma anche prima, Beppe, diciamo, signori, cioè. Ci sono stati grandi giocatori a Foggia, Ciccio Baiano anche. Ma, insomma, è una grande squadra, è una grande società, Sebastiano Rossi là. È una grande, facendo interrompere l'imbattibilità, ha fatto bene, perché Rossi doveva il 98% della sua imbattibilità ai compagni di Rebato, se permettete, anche perché di Rossi, a proposito di Foggia, si ricorda soltanto il gesto eroico di quando gli lanciarono il fumogeno e lui lo restituì alla curva, cose meravigliose, ma Rossi era in grado di fare qualsiasi cosa. I cari portieri pazzi di Rossi. Esatto, vabbè, lasciamo perdere. Quindi voglio dire, è una grande piazza, una squadra che ha fatto la Serie A e viene ospite a Bitonto, e per noi è un onore ospitare il Foggia. Mercoledì ho anche io percorso la salita verso lo stadio con un signore foggiano, che poi è l'avvocato del centro meccanografico delle poste del San Paolo, e lui era felice di venire a vedere la partita del Bitonto, e ovviamente era già pronto, era già predisposto alla sfida di domenica prossima, e io ho detto che per noi è un onore accogliere i foggiani, come diciamo tutte le squadre, ma in particolar modo una società storica del calcio pugliese, non solo. E allora Mario, visto che accoglieremo i foggiani e la società, la città di Foggia domenica a Bitonto, accoglieremo anche la collega Roberta Miscioscia del giornale L'Immediato, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Roberta e benvenuta al Ruggito Nero Verde. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito, buonasera. Ciao Roberta, allora che attesa c'è? Io mi sento veramente molto male, sento un ritorno pazzesco, non so se è un problema mio o vostro, ma mi sento a tratti. Cerchiamo magari di avvicinare anche il telefono un pochettino. Mi sento veramente male, salta completamente l'audio. Bene, bene ma non benissimo, direi. Roberta, se riusciamo, giusto un paio di domande. La prima, ci ha attesa a Foggia sicuramente per questa sfida importante, chiaramente non è decisiva a questo punto del campionato, però si affrontano le prime due della classe. Che cosa si parla, che cosa si dice lì a Foggia del Bitonto e di questa partita? Sì, ce la facciamo, vi sento con un ritorno un po' lontano, ma vi sento. Ok. Allora, sì, attesa come d'altronde un po', insomma, tutte le partite, no? Ogni domenica alla finale, oramai lo sapete meglio di me, insomma, il Foggia come il Bitonto spesso puntano direttamente alla promozione diretta, quindi voglio dire, no, ogni partita è importante. Quella col Bitonto sì, in particolar modo, perché insomma si va ad affrontare quella prima della classe, super giù, comunque no, una diretta concorrente. E quindi si sta vivendo con grande attesa, quello sicuramente, il Foggia reduce le due vittorie ad Andria in casa con l'Altamura, quindi insomma si vorrà sicuramente portare a casa i tre punti, la squadra ricorda da voi, insomma dal Bitonto, però vedremo un attimino come andrà questa partita.
Ultime notizie da Foggia, chiaramente non ti chiediamo formazioni e quant'altro, però pare che ci sia stata una novità di mercato in queste ultime ore, giusto? Sì, allora, un'ultima ora che è stata appunto l'ufficialità dell'acquisto delle prestazioni sportive di Fabrizio Carboni, un difensore romano, 26 anni, si è svincolato pochi giorni fa dall'Ecco ed è già insomma a disposizione di Mister Corda e tutto lo staff, per cui si è già iniziato ad allenare con il gruppo. Poi vabbè, lo sapete, penso che ne avete anche parlato prima, c'è stata la disponibilità di 250 taglianti per i tifosi rossoneri che potranno assistere alla gara, quindi insomma si prospetta anche un esodo non importante, perché loro insomma si aspettavano qualche biglietto in più, però ovviamente insomma un po' per le misure di sicurezza, un po' penso per la capienza del settore, quindi credo che è un numero non indifferente, 250 tifosi. Sì, lo stadio chiaramente la capienza del settore ospiti è limitata chiaramente a quel numero, ci saranno ovviamente anche importanti misure di sicurezza, il tutto è stato ovviamente stabilito. No, ad Andrea è stata una cosa diversa, perché la capienza era di 1000 posti, ricordo, però furono dati solamente a disposizione 200 taglianti. Quindi evidentemente però Bitonto è anche diciamo un problema effettivo quello della capienza. Del settore ospiti, però insomma meglio di niente, perché stiamo provando ad ampliare lo stadio, diciamo così. Roberta, non ho capito molto che... no, tranquilla, ti volevo solo chiedere, noi abbiamo qui ospite Raffaele Vacca, siccome noi spesso, solitamente nelle nostre trasmissioni interagiamo appunto con colleghi giornalisti che seguono le nostre future squadre avversarie della domenica. Se hai una domanda da fare al nostro Raffaele Vacca, è a tua completa disposizione. Ma più che una domanda, mi sorprende questo cognome, perché insomma nel fondo non è nuovo questo cognome Vacca, ovviamente non parlo di Raffaele, giusto si chiama, però insomma nel passato, no, prima sentivo che parlavate un po' del Fodra come società, ovviamente come blasone, insomma adesso mi viene da dire questo, però no, nessuna domanda, poi sicuramente magari ci sarà modo di sentirlo, non so, nel post gara vediamo. È il cugino di Antonio. È il cugino di Antonio che ha giocato. Sì? Quindi sì. Una mezza carambata, insomma. No, per 2-3 anni ho tifato Foggia. Beh, a me il periodo quello del Foggia, quindi noi purtroppo viviamo un attimino sempre con i ricordi, no? Stiamo vivendo un po' questo anno un po' così, quindi va bene, allora c'è una domanda di Mario Sicco. Non è una domanda, è semplicemente adesso insomma, visto che eri tu la nostra ospite esterna, diciamo, quasi rivale, e sei dell'immediato, volevo fare i miei complimenti più vivi proprio alla redazione dell'immediato. Siete dei ragazzi straordinari, arrivate sempre prima su tutto e su tutti. Complimenti davvero, ragazzi, davvero complimenti. Grazie mille. Non so chi abbia parlato, perché vedete, non riesco neanche a distinguermi dalla voce. Allora, però, sì, ha parlato Mario Sicolo, il direttore del Dabby Talk. Per conoscersi di persona. Sarà un piacere. Ci troverai tutti, quindi, così come stiamo qui saremo tutti presenti. Grazie mille Roberta, grazie anche per aver superato le difficoltà di linea e ci vediamo domenica al Città degli Uliti. Va bene, grazie, ci vediamo, grazie a voi, buona serata. Buona serata a te, grazie ancora, grazie. Ciao. Ringraziamo dunque Roberta Miscioscia che è intervenuta per parlarci del Foggia e ora iniziamo ad analizzare appunto ancora più da vicino il Foggia con la rubrica del nostro caro Mario Romano, soprannominato Data Sport, che ci presenta appunto l'avversario secondo Romano, ci presenta appunto il prossimo avversario, sappiamo il Foggia, ne abbiamo ampiamente parlato, e la scheda di Mario Romano inizia così: il 25 luglio 2019, sulla base dell'articolo 52,10 delle NOIF, il Comune di Foggia assegna con un bando pubblico la tradizione sportiva alla neonata Calcio Foggia 1920 Società Sportiva Dilettantistica, ereditando la tradizione sportiva cittadina. La nuova società è diretta dall'imprenditore sardo Roberto Felleca e la panchina viene assegnata da Alessandro Faioli Amantino, meglio noto a tutti come Mancini, ex calciatore tra le altre di Roma, Milan e Inter. Mancini però rassegna le dimissioni dopo la prima giornata di campionato, ricordiamo la sconfitta per 1-0 a Fasano,
e lascia il suo posto a Nini Corda, lo scorso anno a Como, dove ha vinto da DS il campionato di Serie D. È la prima, ovviamente, storica volta, sfida assoluta tra Bitonto e Foggia. La squadra Down è seconda in classifica con 27 punti, in trasferta ha raccolto quasi la metà dei punti in classifica, ben 13, frutto di 4 vittorie, 2-0 a Nocera, 1-0 a Cerignola, 1-0 a Nardò e 2-1 ad Andria e un pareggio 1-1 a Brindisi. Poi è stata sconfitta a Fasano per 1-0, quindi in trasferta può vantare 7 gol fatti e 3 subiti. Il miglior marcatore stagionale finora del Foggia è con 5 reti Federico Gentile, classe 85, protagonista lo scorso anno a Como della vittoria appunto del campionato insieme a Nini Corda con 28 presenze e 15 reti, segue con 3 reti Pasquale Iadaresta, un classe 86 attaccante che lo scorso anno ha giocato a Bari, ma la sua miglior stagione è stata a Latina nel 2017-18, 34 presenze e 25 gol. Altri elementi di spicco sono Loris Tortori, classe 88, lo scorso anno protagonista a Cesena della vittoria del campionato con 29 presenze e 5 reti, e poi anche Christian Anelli, anche lui un classe 89, anche lui lo scorso anno ha giocato in Lombardia a Como con Gentile, Nini Corda e in compagnia a seguire. Una caratteristica che ha evidenziato il nostro Mario Romano per chiudere questa scheda di presentazione è che il Foggia tende a giocare sempre con il portiere over ed è Ermanno Fumagalli, un classe 82, tante esperienze nei campi di Serie C, ha militato con le maglie di Piacenza, Casertana, Teramo ed Avellino. Queste dunque alcune informazioni legate al Foggia, il Foggia di Nini Corda che domenica sarà ospite al Città degli Ulivi. Quindi io lascio ora a Mario, Danilo, Raffaele, non lo so, vogliamo parlare un po' dell'avversario, vogliamo interagire sull'avversario, Mario, con Raffaele, con il nostro Raffaele. No, più che altro aspettative, pensare un po', immaginare un po' quella che sarà la gara di domenica, anche se si è capito bene che, ecco, quando chiedevano per quale motivo quando beccate gol, Raffaele ha dato la risposta più giusta, è il sistema di gioco che vi porta sempre ad essere propositivi, cioè il pallone è meglio che l'abbiate voi tra i piedi e non che ce l'abbiano gli avversari, perché è il modulo tattico che viene utilizzato da mister Taurino che vi mette nella condizione di fare costantemente gioco. E allora, trovandosi dinanzi ad una squadra che, bene ricordava Nicolangelo attraverso la rubrica di Mario, dell'amico Mario, è una società che è partita non benissimo, no? Poi però è riuscita a mettersi in carreggiata, anche perché le forze della società sono quelle che sono, quindi è normale che sia così. E allora io questo ti chiedo, ripeto, ben sapendo che tutti i tuoi compagni con cui ho parlato mi hanno sempre detto non temiamo nessuno ma rispettiamo tutti. Allora quale sarà, penso anche domenica, il vostro atteggiamento, il vostro approccio alla gara? Sicuramente queste partite... Vabbè, non si preparano, queste partite sono quelle che si vivono, perché sono quelle partite che ti regalano quelle emozioni che magari ti ricordi per tutta la vita. Come l'affrontiamo? L'affrontiamo da... I primi in classifica siamo noi, quindi noi rispettiamo, ma vogliamo essere rispettati. E l'affronteremo con tanta fama di mantenere il primato. Io una domanda che vorrei fare a Raffaele. L'anno scorso eri alla Turris, sappiamo tutti, hai fatto 11 reti se non erro, e ti sei tolto anche, vi siete con la Turris tolti anche una gran bella soddisfazione che è quella di non perdere col Bari, anche il Bitonto, vogliamo essere precisi, anche l'anno scorso il Bitonto non ha perso con il Bari, anzi ha vinto, voi avete vinto e pareggiato in campionato, firmeresti per 4 punti andata e ritorno con il Foggia? Direi di sì, perché andare fuori casa a vincere in quello stadio sarà sicuramente duro, però in casa nostra cercheremo sicuramente di ottenere tutti e 3 punti perché è casa nostra. E tu che ci sei passato da una partita, da una sfida così affascinante, quella di affrontare una squadra blasonata che chiaramente ha alle spalle campionati di Serie A, campionati importanti. Vincere contro il Bari è stata una delle emozioni più belle della mia vita da quando gioco a calcio. E... Mentalmente la preparerei nello stesso modo. Sì, sì, se no perdiamo energie mentali inutili. Sicuramente
È stata una partita, sai, che tutti si aspettavano che il Bari vincesse contro di noi perché sulla carta era più forte, però alla fine si deve dimostrare sul campo quello che cerchiamo di fare noi ogni domenica, perché in questo girone ci sono tante squadre che sulla carta magari sono più complete di noi, però alla fine stiamo dimostrando che ce la possiamo giocare con tutti. E poi il campionato è ancora molto lungo e a dicembre si riapre il mercato ed è riapre la giungla. Mamma mia. Quando sarà un altro snodo cruciale della stagione. Come tutti i campionati. Il mercato, sì, il mercato di riparazione. E allora, io direi che sono le ore 21:05, Raffaele inizia ad avere fame. E non solo lui. Sembra che sento lo stomaco brontolare. Scherzo, chiaramente, però si è fatta una certa. E allora, dirigiamoci verso la conclusione dando le informazioni legate alla gara di domenica. Sapete tutti, 14ª giornata di campionato, stadio Città degli Ulivi di Bitonto, ore 14:30, Bitonto Foggia. Prima volta che il Bitonto ospita la squadra rossonera, i Satanelli. Diamo le informazioni necessarie per tutti i tifosi. Mi permetto di aggiungere, una volta sotto i manifesti si scriveva sportivi a correte numerose. Assolutamente. È la formula magica. E sarà anche questa volta il nostro appello, chiedo alla regia di riproporre appunto la locandina che ringrazio sempre, è elaborata magnificamente dalla nostra grafica designer, grazie a Bocca Pianola. Dunque, Bitonto Foggia sarà giornata nero-verde, non saranno validi accrediti ed abbonamenti, tagliandi acquistabili già online. Avrete visto il link sicuramente sul post che abbiamo pubblicato. In parte già acquistato, molti tifosi stanno mettendo fotografie, stanno postando fotografie. L'invito a tutti i tifosi è quello di andare ad acquistare il biglietto in prevendita, perché sono già tanti i sostenitori neroverdi che addirittura stanno scendendo a Bitonto apposta anche da fuori. Stanno scendendo dal nord, stanno tornando a Bitonto proprio per assistere a questa partita. Noi auspichiamo il tutto esaurito, il sold out, la bolgia. Chiaramente ci auguriamo che veramente, prima di tutto, sia una grande giornata di festa dello sport, di una giornata storica per la città di Bitonto. Siamo anche ben felici di ospitare i foggiani, quindi non ci sarà nessuna restrizione sui tagliandi per il settore ospite, perché è bello anche poi avere anche il piacere di ospitare delle tifoserie importanti. Ci è dispiaciuto non avere per 2 anni consecutivi il Taranto, fortunatamente riusciamo ad ospitare i foggiani, che sono riconosciuti come una delle tifoserie più calde del sud, comunque che ha sempre seguito in massa la propria squadra. Ricordo i punti vendita per la prevendita: la tabaccheria Sorgente in piazza 26 Maggio, ovvero la piazza dei Santi Medici, e il via Vai Center in via Giuseppe Lazzati. Ricordiamo anche ovviamente le disposizioni di sicurezza per la tifoseria ospite, disposizioni impartite dalle autorità di pubblica sicurezza durante la riunione del GOS che si è tenuta ieri, alla quale hanno partecipato chiaramente anche le due società. Disposizioni che prevedono disponibilità per il settore ospiti di un massimo di 250 biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente in prevendita fino alle ore 19 di sabato 30 novembre presso l'agenzia sportiva Highlander in via Nannarone 44 a Foggia. Pertanto è ovviamente un invito, ma anche un'indicazione significativa per i tifosi ospiti foggiani: non muoversi, non dirigersi, non partire per Bitonto nella giornata di domenica se sprovvisti di tagliando acquistabile, ribadiamo, esclusivamente in prevendita. Non sbagliate Michel Mina, no, tranquillo Graziano, diciamo, se tutto va bene è la prima volta che sarò felice per una sconfitta rossonera, diciamola così. E allora abbiamo dato tutte le indicazioni, andate a fare il biglietto. Si può dire in dialetto pure? Sì, lo devi dire in dialetto, così si capisce. Dillo tu, Mare, dai. No, scelta a fare bagliette. Che non è un modo per spedire la gente, ma è un invito, un'esortazione. No, quello sarebbe da andare a fare i cartoni. Appunto. Invece andate a fare il biglietto, venite tutti allo stadio, perché è una partita che, a prescindere, non si può perdere per alcun motivo. Ringraziamo, dunque, Mario Sicolo.
sono io che ringrazio voi come direttore sempre. Da Bitone che grazie. Eleva sempre il livello culturale di questi. Meno male che sono anche se Mario senza offesa non era facile senza Nicola elevarlo questa... non era difficile, scusa, va bene, ma elevato senza pure. Nicola, grazie ovviamente grazie a Danilo, grazie a voi. Danilo e grazie soprattutto grazie al nostro grande Raffaele Vacca, in grazie bocca al lupo, ultimi due giorni di allenamenti e poi tutti allo stadio per Bitonto Foggia. E giunta al termine la puntata numero 10, ci vediamo domenica, saluti dal Ruggito Nero Verde, ci vediamo domenica, tutti allo stadio, buona forza serata e forza Bitonto! Forza Bitonto! Questo programma è stato offerto da perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.